Wahey, ben ritrovati in AndreLink91 e bentornati su Snack World. Questa è una delle serie più discontinue che io abbia mai portato sul canale. Penso che oggi ci faremo tutto quanto il quinto capitolo. Attenzione! Bene, bene, guarda un po' chi c'è. Era da un po' che non ti vedevo. Lui si chiama Victor, mi sembra? Amichevoli come sempre. Pff, ebbene, ce l'hai? Sta filando tutto liscio? Non è ancora in mio possesso. Quindi io ti do delle informazioni e in cambio tu mi dai niente? Persino con tutto l'aiuto che ti sto dando, continui a fallire. A quanto pare a qualcuno servirà presto una bella lezione, eh? Ma perché sta massaggiando la gamba quella povera ragazza lì? Fa impressione. Ho capito, sultano. Dobbiamo impossessarcene. È vitale per il mio piano. Che cosa? Pasticcio reale. Un cuore per una principessa. Ma intende pasticcio nel senso che è un disastro oppure pasticcio nel senso di pietanza che si mangia? Oh, è un bel guaio. Sì, proprio un bel guaio. No, come può essere successo? Ehi, avete intenzione di spiegarci cosa è successo? Dobbiamo indovinare? Come sempre. Ah, sì, certo, vi ho chiamato io, no? Beh, si tratta della mia sola e unica Melonia, o come si chiama, non mi ricordo manco più il nome. Potrei leggerlo, ma... È stata rapita, Melonia. È... rapita ora? Un momento, cosa? Vabbè. Oggigiorno le guardie del castello non sono più quelle di una volta. Beh, non è che una volta fossero tanto meglio, eh. Se andiamo a vedere The Legend of Zelda dobbiamo... C'è sempre in quasi tutti i giochi una missione dove dobbiamo... Dove non dobbiamo farci scoprire dalle guardie. Il colpevole è... Chop! Chop non farebbe mai una cosa simile, è improbabile. Esatto, voglio dire, certo, va completamente fuori di testa quando si tratta di quella stupida sbatticiglia marapirla. Non lo farebbe. Non potrebbe. Forse potrebbe. Esatto. Sua maestà dice il vero, non c'è alcun dubbio. Ma noi non c'entriamo niente, giusto? Non vorrete mica incolparci di complicità? Ma cosa diamine? Io non sono di certo complice di quel citrullo impertinente. Sapete dove si trova Chop al momento? Ecco. Secondo le testimonianze dei sudditi di sua maestà in città. L'ultima volta Chop è stato visto dirigersi verso la foresta nera. Voglio che lo seguiate e lo mettete agli arresti. Il che significa che devo darvi questa licenza. A dire il vero non siete ancora pronti, ma a mali estremi. Il benessere della principessa Melonia dipende da voi. Licenza snack classe A. 3 snack di gruppo e 6 snack da scambio. Wow, il che vuol dire che le missioni ora saranno molto più difficili. Voglio che abbiate anche questa. L'occasionale ricompensa miracolo è stata inclusa. Occasionale? Quando completerete una missione potrete ricevere una cosiddetta ricompensa miracolo. Tuttavia, le probabilità che succeda davvero dipendono dalle vostre abilità miracolo. Grazie mille. Sì, anche lui è convinto, no? Si dimostrerà inestimabile per voi. Il destino di mia figlia è nelle vostre mani, lasci fare a noi. Prenderò quel pazzo folle d'amore per il collo e lo trasciderò qui scalciante e urla. E se non urla e non scalcia? Sì. A meno che non è Chop, ma è DK Chop. Perché DK Chop, questo riconoscimento è tuo, scusami. Hai una missione, mio re. Ho un lavoro per te. E che cosa è? La sorba torba. Il famigerato canestre. Vabbè. Non... Ha 3 teste e brandisce una spada con ogni zampa. Va bene, attacca i viandanti. Che livello è? Il livello missione 24. Lo accetto. Beh, però... wow! Una missione un po' difficile. Per quanto ne so, Canestre non è un branditore di spade. Ha un'altra missione? Polipolo? Polipolo? Polipolo, non lo so. Riesci a crederci dunque? Che cosa fare? Gli umani non dovranno mai più mangiare i calamari. No.
Neanche fra un triliardo di anni. No, ma i calamari sono buoni. I cirretti li chiamiamo noi qui a... nelle Marche. I cirri. Dunque, grotta marina livello 27. L'accetto, ma la farò per conto mio. Tanto questo capitolo lo faccio per intero perché è il momento di andare avanti, insomma. Allora, missioni. Ah, ma nelle missioni principali c'è anche questa. Una bestia a tre teste, il gioco dei nomi stupidi. Però bastone paclap T. Ai. Ascia del distruttore, questa potrebbe essere forte. Poi livello 23 non è neanche tanto alta. Però andiamo a fare chap prima. Acchiappiamolo. Che poi guarda quanto siamo belli. L'affinità con l'orco e con il diavoletto, che non ricordo come si chiama, è alta. Mi sembra di 2 più. Non so come di preciso come viene espressa qui il grado di affinità. Però ce lo dice. E l'ho aumentato per 2 volte. Però con Pignocchio no. Poi Pignocchio è un must in squadra perché... Macedonia scivola intanto. Perché Pignocchio è un amante dei calcagni. Non capisco perché, però. A lui piacciono i calcagni. Ora, c'è un punto per ristorarci. Vai alla grande. E metterei contro Chap. Io non lo so, pugnale? Vediamo. Ho l'attacco quello potente carico al massimo, quindi non dovrebbero esserci problemi. Non è andata male. Sta andando bene. Wow. Eh sì, ho dovuto ricaricarmi, perché è forte. Accidenti. Mamma mia, ma che cos'è? Wow, ma cosa? Ma basta! Ma cos'è? Ma fate qualcosa anche voi, per l'amor del cielo? No, vabbè. Grazie, tesoro. Mamma mia. Ma fate un po' qualcosa voi. Vai. Ma non si fa nulla? Ma insomma, te ne vai a quel paese. Oh. Ma è incredibile. Ma è incredibile. È fortissimo. Cosa? Ma era veramente Chap? Perché ci ha attaccato se era veramente Chap? Cioè, ci vede, siamo amici, più o meno. Dice, oh, sai com'è, siamo amici, va bene. No. Quindi è colpa sua per davvero. Tre ceste d'oro perché alla fine mi sono consumato tutte le pozioni perché... troppo forte. Vediamo un po' che è successo allora. Chap, che cosa ne hai fatto della mia sola e unica Melonia? Io non ho rapito la principessa, giuro. Fai finta di non sapere nulla. Se posso intromettermi, vostra maestà, stai dicendo la verità? La principessa non era con lui quando l'abbiamo trovato. Allora, devo averla nascosta. No, non è stato lui. Vediamo un po'. Mi credi? Grazie, Link. Se davvero avessi rapito la principessa Melonia, io... non avrei saputo togliergli gli occhi di dosso. Avrebbero cominciato a sudarmi le mani e il mio cuore a battere a mille. Credo proprio che sarei svenuto. Ma se poi... allora, già così non riesce a starle vicino. Figuriamoci se la tocca. Beh, per rapirla devi comunque prenderla in qualche maniera. È vero. Dunque Chap non è colpevole. Non è il modo in cui Layton risolverebbe un mistero. Ovviamente possono autocitarsi. Beh, almeno questa piccola incomprensione è stata risolta. Che fortuna, eh? Allora dov'è la principessa? Chi l'ha rapita? Vostra maestà, un nuovo sviluppo! Avete ricevuto una lettera minatoria per email! Santo cielo, ho ricevuto un'email? Volevo dire, che cosa dice? Se vuoi rivedere tua figlia, apri il capo del castello. Prendi il cuore del drago e portamelo. Cuore del drago. Perché serve il cuore del drago? A quanto pare fuori legge si nasconde nell'antica città di Ciccepizza.
Assorba torba, vostra maestà. La principessa Medea è tenuta in ostaggio? Non finché ci sono io. Non abbiamo altra scelta che arrenderci alle loro richieste. C'è in ballo la vita di Melonia. Cancelliere, apri subito il cavo e prendi il cuore del drago. Molto bene, vostra maestà. E dimmi, cosa accidenti è questo cuore del drago? Neanche sanno di avercelo. Bene. Però sanno che, almeno sa che hanno un cavo. Abbiamo recuperato il cuore del drago dal cavo, sire. Vostra maestà, lasciate che lo porti io a Cicce Pizza. Salverò la principessa e lo farò in un battibaleno. E in cambio, magari posso ricevere un bacio. O due, magari tre. Ah, dovevo immaginarlo. Molto bene, Chap, ragazzo mio. Ti affiderò il cuore del drago. Bello. Interessante. Ci penso io. Chap, forza, ragazzi, seguiamolo. Andiamo tutti, di nuovo? Non può occuparsene, Chap, e basta. Dobbiamo andare con lui nel caso riserva il nostro aiuto, lo sapete. Vieni anche tu, vero Link? Sono in apprensione per la principessa. Sono in apprensione per Chap, a dire il vero. Anche se da come ci ha maltrattato prima, in una maniera tremenda, direi che dovrei essere più in apprensione per la principessa. La strada per l'antica città, livello missione 28. Wow! Ecco perché era così difficile. Sono solo al livello 31. E anche con tre amici non riesco a fare la missione. O meglio, con tre snack principali. Poi abbiamo anche Tabasco di supporto qui. Guarda qui, Copistrello. È carino Copistrello. Mi dispiace un po' doverlo fare fuori. Davvero, dico sul serio. E scoppia quello, scoppia! Bene, elettricità. Wow, questo posto è particolare, direi. Ventagliatore e Quillfish, palesemente. È uguale. Ok, questo è andato. Non lascia nulla. Pirippi. Pirippi. Pippi, Poppo. I nomi giapponesi dei Pokémon. Pippi, Poppo, Pirippi. Questo scoppia! L'ho detto. L'ho detto. Ed è ancora vivo? E basta! E te ne vai? Oh. Cosa inutile. Ah, là c'è qualcosa ma non mi interessa. Torniamo alla ricerca del capo. E due snack sono davvero deboli. L'antica città di Cicce Pizza. Qui sopra c'è qualcosa. Che non è nulla praticamente. Ah, qui è un punto per il teletrasporto, bene. Cosa? Non dovevamo andare avanti? Cosa succede? Sembra che il capo sia nei paraggi, Link. Non dimenticare di controllare la pietra del villaggio. Ah, ok. Ma l'ho controllata, non c'è nulla. Non me la fa neanche premere. Beh, comunque dobbiamo andare comunque sia. Sicuramente ci sarà una seconda parte nella missione. Eccolo. Chop! Tabby, è Link. Santo cielo. Ah, non c'è nessun rispetto per i più anziani. E questo è il problema di oggigiorno. Oh, avete deciso di venire alla fine? Come se avessimo avuto scelta. Dov'è la principessa? È stata rapita da niente meno che il signor Osso. Valo Rosso. Ah, beh, ovviamente lui si chiama in un altro modo, ovvio. È italiano. Non usare il mio nickname. Mi chiamo Valo Rosso. Allora, potrebbe essere Valo Rosso, Valor Osso, Valo Rosso, tutto attaccato. Il tuo nickname? Sì, è il nome che Valo Rosso si è dato sulla Pixie Chat. Storia buffa. Mi sono perso venendo qui. Perché non mi sorprende? Perciò ho usato la Pixie Chat per parlare con la principessa Melonia. E il signor Osso si è messo a darmi indicazioni. Ti ho appena detto di non chiamarmi così. Siete lavorati insieme. Migliori amici non credo proprio. Io non ci credo. Non preoccupatevi, salverò la principessa. Non appena avrò il cuore del drago la lascerò andare, promesso. Come facciamo a sapere di poterci fidare di lui?
Come diceva sempre la mia nonnina, un gentiluomo mantiene sempre la sua parola. E le castagne si vendono dal 3 dicembre. Allora. Ma io veramente le castagne le trovo anche a novembre, poi. Ah, le castagne arrosto. Quando senti quel dolce profumo dell'aria gelata, sai proprio che è arrivato l'inverno. Dal 3 dicembre? Non è più vero! La gente ha cominciato a venderle dal primo negli ultimi anni. Ma come, anche lui, non mi dire così presto, sul serio? Ma chi se ne importa? Chi se ne importa delle castagne, per favore? Neanche mi piacciono. Le ho mangiate da piccolo, ma non mi piacciono. Ok, ecco il cuore del drago. Prendi. Piggy. Perché l'hai fatto? Starà bene? Oink. Ma diventa rosso. C'era un Piggy rosso nella Snack World su Puni Puni? Perché io lo Snack World l'ho conosciuto con l'evento di Puni. Aspetta, Piggy, dove stai andando? Non possiamo perdere altro tempo, se non ci sbrighiamo sarà troppo tardi. Link, puoi aiutarci a ritrovare Piggy? Certo. Ti pare una domanda da fare? Sarà meglio ritrovarla in fretta. È una femmina? Ok. A meno che non si prendano licenze poetiche come Gattiva, che in realtà è maschio, ma... adesso dici? C'è il boss. Mamma mia, raga. È valoroso. Da quel che posso capire guardando la struttura di Ciccia Pizza, il nostro drago si è nascosto ben in profondità. Ah, quindi c'è un drago. Resisti, Piggy. Stiamo arrivando. Perfetto, andiamo. Piggy! Non è qui, Val. Ma mo lo chiama Val. Sì. Ah, vediamo un po'. Non so. Wow! Attenzione! Le mummie? Mamma mia! E beh. Come vuoi che si chiami? Una mummia femmina, mamma mia. Perfetto, raga. Senza che cerchiamo le scale o... l'entrata per il piano successivo. Wow, bello sto posto però. Dove siamo? Qui sta sicuramente succedendo qualcosa. Combattere una questione di atteggiamento. Ora ti darò alcuni suggerimenti utili, ok? Ti aiuteranno a imboccare la retta via e a temprarti un bel po'. Così solo questo? Vedi che è utile a volte. A volte sono utili, a volte no. Gli NPC che troviamo per i dungeon. Comunque sia, piano 2, senza aver fatto praticamente nulla. Robot smemorato. Ah, robot smemorato, certo. Ma che cosa... ma cosa... quanto attacca? Quanto attaccate? Ma quanti danni ha fatto, poi? Ma scusami. Vabbè, già trovato il piano, perfetto. Proprio veloce è stato. Trovare il dungeon è stato facile, ma lo sarà anche sconfiggere il nemico che ci si para davanti, non credo. Bello però. Davvero una città antica. Egizia? No! No, no, no. Drago, non venire da me. Non va bene. Cos'era? Eccolo. Wow, 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 wow. Vai. Non sono pronti i geni? No, non è pronto nessuno? Oh, accidenti. La lancia gli fa danno? Allora... ma come robo smemorato, c'è anche lui? Wow! Beh, robo smemorato è andato, aiuto! No, che cosa? Dov'è? No, riprenditi Gibson, o come ti chiami. No, non è Gibson, Gibson è quell'altro. Vai, aumento delle statistiche, aiuto! Non mi avrai, drago. Ci provo a non farmi prendere. Non è lui il nemico, non è lui il nemico. Oh sì? No. Ah, ma è Piggy. Non sopporto di doverti con... Piggy diventa il drago! Ah!
Ecco allora, io infatti mi ricordavo che Piggy diventava qualcosa. Allora, ah no, forse mi sbaglio con quello di... No, c'era un Piggy rosso, con le ali, ma non era così. Che Non va bene. figata. Non sembra che abbia intenzione di sputarlo. Dobbiamo fare qualcosa prima che la malvagità cominci a crescere dentro di lei. Oh sì. Piggy, Piggy sono io, Chap, riprenditi amica. Stai sprecando il fiato. Nel suo stato attuale non riesce nemmeno a sentire la tua voce. Chiamiamo rinforzi. Forte. Rinforzi? Tipo chi? Oh sì. Aspettate, ci sono! Questa situazione richiede rimedi estremi. Cioè? I geni! Geniale e favoloso! Ottimo piano, Chap. Vedi come me la rido? Chap, ci sei mancato, ci stai bevitando, non è vero? Birichino. Oh cielo, chi è questo splendido bocconcino? Presentaci subito. C'è anche Link, come va, tesoro? bene, grazie, era un pezzo che non ci si vedeva. Oh, che birbante, non hai peli sulla lingua. Ragazzi, ad interrompervi, ma mi sa che abbiamo un problema. Guardate le dimensioni di Piggy. Questi, se vi ricordate, sono particolari, per questo do quella voce effeminata. E nella versione giapponese non sono vestiti, sono nudi. Sì, se infatti notate bene, hanno delle outline più nere, che sarebbero tipo un completo da dominati, diciamola, mettiamola in questi termini, e non hanno la tuta nera. Sono completamente ignudi. Ad ogni modo, è allergica al lattice o qualcosa del genere? Perché lattice? Ah, certo. Ovvio. Perché mi faccio queste domande stupide? Ha mangiato un cristallo chiamato Cuore del Drago e questo è quel che è successo. Vi prego, la rivoglio solo come era prima. Potete fare qualcosa, Jenny, per me? Oh, non ho mai visto questo lato serio di Chap prima d'ora. Lo vedete quello sguardo? Mamma mia! Ok, ti faremo questo favore speciale, solo perché sei tu. Geniale e favoloso! Oh yeah! Oh, ah, ok. Perfetto, ecco qua. Piggy, stai bene? Oink. Ora che quel cristallo non è più dentro di lei, entrambi ci siamo tolti un peso. Sì, che cosa? No, per favore. Sì, anche a me piace liberarmi di tanto in tanto. Sei una Mi chiedo in che maniera. bestia. Oh, che bestie, non dite queste cose. A cosa stai puntando? Oh, sì. Ti prego, cosa vuoi insinuare? Tutto ciò che chiedo in cambio è un appuntamento con Chap. Tesoro. Ehi, non se arrivo prima io. Forza, ragazzi, ora di andare. Ciao, bellini. Geniale e favoloso. Ciao, addio. Bene, adesso recuperiamo il cuore del drago e... Beh, questo sì che è un interessante colpo di scena. Forte. Quella voce. Aceto. Stai scherzando? Non fate caso a me. Avete problemi più urgenti. Con tutto questo baccano in un dungeon del genere, risveglierete sicuramente il boss. Non va bene. Preparatevi tutti alla battaglia, ne arrivo qualcosa! Non va Com'è bene. che si chiama? Arco e frecce? Mi piace. Mi piace arco e frecce. Ah, ok, non ha fatto molto male, eh. Pensavo peggio. Pensavo davvero peggio. Bravo, Chap. Grande Chap, bravo. Cosa? Ah, ha già rotta. Dannazione. Cos. Wow. Io me ne sto fuori.
vai, 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 vai. Al limite. Bene. Al limite proprio, raga, eh. Devo usarla. Devo usarla per forza. Mi dispiace, ma ho dovuto usarla. Accidenti, mi sbaglio. Porca zozza! Ce lo sapevo che stava per attaccare, però dico, si è fermato. Magari ci provo. Beh, si è rotta la gara un'altra volta. Vai, alla grande proprio. Bene, però anche così, insomma, gli facciamo danno, eh. Vai. Wow, dove va? Cosa fai? Ma sei impazzuto? Bene. Wow, wow, cosa? No. Wow. Aiuto. Male. Ti odio. Ok, l'arco e la freccia sono ripresi. Vai, 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 ragazzi, ci siamo, ci siamo. L'espresso degli inferi. Io scappo. Ma co... Per un pelo proprio, eh! Bella mossa, sì! Una. Grande orco, dammi la clava. Grande ragazzi, bravi. Però anch'io mi sono dato da fare, insomma. C'ho... Certo, se avessi beccato al 100% la mossa speciale. E su via di smeraldo. Praticamente la muta del... di uno scarabeo. Le suvia dovrebbe essere una... la muta. Il corpo vuoto, lo scheletro dello scarabeo una volta che si evolve, che lascia lo scheletro. Però, insomma, livello missione 31. Io ora 32. Ah. Bene. L'affinità con Forcone è aumentata. Spada di cristallo, quello più raro. Solo 4, 5 perché... Solo 4, non 5, perché ho usato una pozione curativa che i miei compagni stavano proprio a secco. Quindi. Aceto! Grazie a tutti per i vostri sforzi. Ora mi prendo il cuore del drago e vi porgo i miei saluti. Ma quando hai... Mentre voi zucchevate combattevate contro Decapatato. Ovviamente. Decapatato. Il nostro piccolo accordo è concluso, Valorosso. Non mi serve più. Bello però quel drago rosso. Può essere che mi sbaglio con sto drago rosso, allora? Può essere. Maledizione, mi ha ingannato. Stai lavorando per Aceto. Noni? Ti conviene cominciare a parlare, Val. È in fretta. D'accordo, vi spiegherò. Secondo me viene in squadra lui. Che noia. Principessa Melonia. Gli show che mi ha fatto guardare erano così patetici. Dico sul serio, Sicino, ma che pensavi? Mi dispiace, principessa. Principessa, stai bene? Oh, ciao, Chap. E ci sei anche tu, Link? Ora voglio andare a casa. Non c'è niente da fare qui. Torniamo a castello. Sì. Ma tu sei nei guai, signor Osso. Devi ancora spiegarci che cosa è successo. Non usare il mio nickname. Ma perché allora ce l'hai un nickname se non, lo vuoi, se non vuoi che venga usato? Certa gente è strana, eh. Ma guarda che stravannata di uomo. Melonia, sei salva. Ciao papà, sono quasi morta di noia. Non credo ci si possa annoiare a morte. Ora sei in debito con me, Ossicino. Non dimenticarlo. Sì. Perché? Perché non ti ha fatto arrestare?
Allora, cos'è successo esattamente? Sei stata davvero rapita? Ma stava parlando... Vabbè. Io mi sono finto alleato di Aceto per scoprire le sue intenzioni. Quando ho scoperto che stava cercando il cuore del drago, ho deciso che dovevo impossessarmene per primo. Perciò ho chiesto aiuto alla principessa. E perché non hai detto niente? Non sapevo se potevo fidarmi di voi. Ma cosa? Ma cos'è di preciso il cuore del drago? Ha a che fare con Smorgasbord... No, non ha senso. Smorgasbord, lo zombie dragone. All'incontrario è Drobsa Groms. Non ha nulla, non ha senso. Forse è svedese, da come posta, ma non penso. Un drago malvagio che un tempo minacciava il mondo. Si dice che il cuore del drago sia in grado di riportarlo in vita. Riportarlo in vita? Ma poi... distruggerebbe il mondo? Esatto. Beh, io non lo permetterò. Garantito. Fermerò Aceto seduto a stante. Fermiamolo. Certo. Ma Aceto non vive a Liquiropoli? Liquiropoli è protetta da una barriera magica o una cosa del genere, giusto? Non pensavo ci fossero modi per entrare in città. L'unico modo per attraversare la barriera è a bordo dell'espresso via intercontinentale. Ma i biglietti per prenderla costano 20 milioni di grana. Comincia a risparmiare, Chap. Cioè, questo è certo. Ma io devo fermarlo. Io lo fermerò. Anche se è impossibile, devo farlo. Ah, dunque, devo ripagarvi per aver salvato mia figlia. Ecco qua, biglietti di prima classe per l'espresso via intercontinentale. Impossibile. Davvero? Allora possiamo andarci. Possiamo andare a Liquiropoli. Esatto, ragazzo mio. Biglietti dal... Non mi faccio domande. Meglio non farle le domande, a parte il re è ricco. Se vendesse metà di quella roba in oro che ha là dietro, insieme compresa la sedia sul trono, quello è tutto oro, raga. Sapete quanti soldi sono? Ci siamo, è il nostro biglietto per Aceto e per la vendetta. Andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro. Yeah. In bocca al lupo. Grazie, sua maestà. Ma nel prossimo episodio... abbiamo aiuto, dress code e avvertimenti missione. Bene, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!